Dopo il rinvio a causa del maltempo, è stato celebrato oggi ad Adrano il giorno del ricordo per non dimenticare le vittime dei massacri delle foibe e l'esodo Giuliano Dalmata. Una cerimonia organizzata dalla Prefettura di Catania con il Comune di Adrano che ha fatto registrare la presenza di tantissime autorità e centinaia di studenti. Dopo la visita al Palazzo Comunale del Prefetto Libizia, accompagnato dal Sindaco Mancuso, il via alla cerimonia con un lunghissimo corteo composto da rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, delle forze armate, associazioni e studenti. Dopo aver attraversato via Spambinato, il corteo ha raggiunto la villa comunale e dopo l'esecuzione di un brano della violinista Tiziana Coniglio, il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, con il sindaco Fabio Mancuso, ha deposto una corona di alloro al cippo delle vittime delle foibe, dove campeggiano le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, foibe ed esodo sciagura nazionale. Tutti i partecipanti hanno poi raggiunto l'Istituto Tecnico Branchina, accolti da tantissimi studenti e dall'inno di Mameli, eseguito dall'Orchestra Musicale e dalla Scuola Cantorum dell'Istituto Comprensivo Guzzardi. Prefetto, oggi una giornata importante ad Adrano per ricordare, ecco, non solo una tragedia che è solo italiana, ma anche per lanciare un messaggio ai nostri ragazzi. Sì, oggi lo celebriamo perché abbiamo dovuto rinviarlo per le condizioni meteo avverse. È una, come è stato detto, come è stato scritto, diciamo provvidamente dal sindaco nella targa, è stata una sciagura nazionale per tanto tempo passata sotto silenzio, e che invece ora ormai, grazie soprattutto agli esuli e ai parenti degli esuli, è entrata nella storia e quindi anche nella memoria. E noi lo dobbiamo fare nelle scuole, perché noi dobbiamo far sì che i ragazzi conoscono, perché spesso l'indifferenza nasce dalla mancata conoscenza degli eventi storici. A loro dobbiamo affidare questo messaggio anche in un momento particolare, dove abbiamo rigurgiti di razzismo nel nostro territorio, nella nostra Italia, ma abbiamo anche una guerra alle porte. E quindi evidentemente noi dobbiamo far sì che questi ragazzi continuino a portare avanti questi principi fondamentali di democrazia. Sindaco, abbiamo visto oggi personalità importanti presenti ad Adrano, sempre accanto ai ragazzi. Grazie alla Prefettura, Sua Eccellenza il prefetto, la dottoressa Librizzi, la vicinanza al territorio, alle periferie della città metropolitana, in questo caso alla città di Adrano, consci che dobbiamo trasmettere ai nostri ragazzi la storia e la memoria. Tantissime le presenze significative questa mattina ad Adrano, anche la DIA presente con il dottore Mosca, insomma una cerimonia importante. Lo si capisce anche dalle presenze ad Adrano oggi. Una cerimonia importante, organizzata molto bene dal sindaco con il patrocinio del prefetto che teneva molto a questa manifestazione. Io sono presente per questo, per star vicino a loro, per stare vicino alla popolazione di questo importante centro del Catanese, ed è importante soprattutto per lanciare un messaggio alla popolazione, di presenza delle istituzioni, che deve essere continua, che deve essere quotidiana, di modo che il lavoro che è stato fatto fino ad oggi per l'affermazione della legalità e dell'antimafia abbia una sua continuità. Alla Branchina, dopo i saluti e gli interventi delle autorità, le significative riflessioni degli studenti sulla tragedia delle foibe, particolarmente toccante l'esecuzione del brano musicale Magazzino 18 di Simone Cristicchi, preceduto dalla declamazione di un monologo tratto dallo spettacolo teatrale. Non si può vivere senza essere italiani. La cosa che mi ricordo meglio di quel periodo è la rabbia di dover abbandonare la nostra terra,
Le nostre cose raccontavano di noi e ce le carichiamo sulle spalle. Letti, armadi, specchiere, cassapanche, libri, ritratti, attrezzi da lavoro, piatti, posate, stufe, biciclette, cassapanche, pianoforte. Pure i nostri morti dentro alle bare ci siamo portati via. Pure i nostri morti ci siamo portati via. Il 20 marzo, quando il piroscafo Toscana compì il suo ennesimo viaggio, accompagnando gli ultimi esuli di Poli in Italia, la nostra povera gente che aveva perso tutto in Italia non c'era posto per noi, figuriamoci per la nostra roba, che larga parte finì nel magazzino 18 del Porto Vecchio di Trieste.